come si fa? Ho preso una prenotazione in ospedale. Me l'hanno dato a febbraio 2021 di questo mese. Cioè fra 5 giorni fa. Ma è possibile? Ma come ulimi a no? Una visita dermatologica all'ospedale di Pagani, prenotata in questi giorni, viene fissata a febbraio 2024, con il passaggio per il CUP, il centro unico prenotazioni e il pagamento del ticket. Volendola fare intra moenia, si cambia registro ottobre. Mettiamo che chi necessita della visita specialistica di cui prima sia indigente. Mettiamo che sia un soggetto diversamente abile, orfano, con al suo attivo probabilmente solo la pensione di invalidità. Per lui o per lei 82 euro sono davvero una bella cifra. Concordate? Il caso non è isolato, purtroppo. La maggior parte degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale si trova ad avere a che fare con una lista d'attesa dai tempi biblici, tanto che, secondo i dati forniti dall'Istat, nel 2022 2,5 milioni di italiani hanno addirittura rinunciato a farsi curare, proprio a causa delle lunghe liste d'attesa. Ovviamente ogni regione ha una storia a sé, i numeri variano in relazione al dato geografico, ma anche con riferimento alla branca specialistica a cui l'utente ha bisogno di rivolgersi. Nel settore pubblico la lista d'attesa è in media di 77 giorni. Se la stessa visita o prestazione è fatta privatamente, il tempo si riduce a 15. La materia è regolamentata in modo dettagliato dal Ministero della Salute. Per le prestazioni ambulatoriali e le visite specialistiche ci sono 4 fasce di priorità. Anche per i ricoveri ci sono 4 fasce di priorità. A stabilire la gravità della situazione del paziente è il medico che fa la prescrizione, sia questi il medico curante, il pediatra oppure lo specialista della struttura sanitaria pubblica. Il tema delle liste d'attesa era già un fronte problematico e caldo. La stangata è arrivata con la pandemia, che ha reso la materia ingestibile, rischiando di mettere l'una contro l'altra la sanità pubblica e quella privata. Laddove invece bisognerebbe ragionare solo ed esclusivamente per percorsi clinici. Esempio, consideriamo una donna che si imbatte in un tumore al seno nel sospetto che ci sia la neoplasia. La paziente deve essere presa in carico in strutture dove possa fare ecografia, mammografia, biopsia con risposte in 72 ore. Il ministro della Salute in queste ore ha ribadito lo stanziamento di 520 milioni proprio per ridurre le liste d'attesa, un problema datato che si combatte, ha spiegato, assumendo nuovi medici, facendo sì che i medici che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale vengano pagati meglio. Urge, poi ha detto, la razionalizzazione, ovvero gli esami diagnostici e le terapie devono in pratica essere offerti nei tempi giusti a chi ne ha realmente bisogno. Alle regioni, affinché anch'esse facciano la loro parte, viene chiesta maggiore trasparenza.